Ciao e benvenuti a Playmos de Calcio. L'argomento del giorno è Luciano Spalletti e le sue ipotetiche dimissioni da Napoli. Mi aspettavo che presto qualcuno avrebbe tirato fuori questa notizia di Luciano Spalletti, prossimo allenatore della Juve. E così è stato. Il ragionamento è tanto semplice quanto banale. Siccome Giuntoli dovrebbe diventare il nuovo allenatore, il nuovo direttore sportivo della Juventus, e considerato che Allegri non ha ottenuto i risultati sperati, Spalletti andrebbe ad allenare la squadra bianconera. Queste secondo me sono solo bufale messe in giro per ottenere visualizzazioni che paventano oltretutto una scarsa professionalità. Per quanto riguarda Allegri, non posso che ribadire quanto detto in un precedente video. L'allenatore è un contratto faraonico con la Juventus fino al 2025. Parliamo di circa 28 milioni lordi. Difficile liberarsi di un simile fardello e siccome lui non si dimetterà dall'incarico, non c'è altra strada se non quella di proseguire la collaborazione. Vediamo la questione Spalletti. Gli attriti con De Laurentiis ci sono. Alcune dichiarazioni del presidente rilasciate meno di 24 ore fa, ovvero che non può tappare le ali dell'allenatore, sono una conferma del mancato accordo. Infatti De Laurentiis non tappa le ali al suo allenatore. Il produttore cinematografico si è attenuto agli accordi, ha fatto valere l'opzione per il prolungamento del contratto. E così. Non è piaciuto il modo burocratico? Può essere, ma non sarebbe, ma cosa sarebbe accaduto se De Laurentiis non avesse fatto valere l'opzione che vanta nei confronti di Spalletti? A fine campionato l'allenatore sarebbe stato libero di andare via. Non che adesso non lo sia, solo che deve dimettersi e pagare una penale che pare sia di circa 8 milioni di euro. Ora, se la Juventus vuole davvero ingaggiare Spalletti, qualcuno deve pagare questa penale. Allora proviamo a fare due conti veloci per capire quanto costerebbe alla Juve questa operazione. Circa 28 milioni lordi per Allegri, 8 milioni per pagare la penale di Spalletti e poi il denaro per l'ingaggio. Considerato che l'allenatore dovrebbe chiedere almeno un biennale, parliamo nella migliore delle ipotesi di una dozzina di milioni lordi. Insomma, si tratta di una spesa complessiva di quasi 50 milioni di euro. È una cifra impensabile da sostenere per una squadra che non, con molta probabilità non parteciperà alla prossima Champions League e chissà per quanto, visto che è in arrivo una nuova penalizzazione, e a fronte di una situazione finanziaria molto complicata. Non ho altro da aggiungere. Se, come sempre, se vi è piaciuto il video, vi invito a iscrivervi e eventualmente a darmi un like. Ciao e alla prossima!